Ladies and gentlemen, all the young people, this is Showtime, belli casa, belli mia, iscrivete al canale, abbonate al canale No Profit. Se non vi piace quello che dicono, iscrivetevi al canale in un momento dove la democrazia è come la qualità dei cambi della SS Lazio, vi lascio fare come vi pare. Allora, voi adesso qui sicuramente state aspettando che io vi dico ci hanno rubata, no, ci hanno rubata perché due rigori così, ci hanno rubata perché se dai i pestoni in aria per due rigori allora devi dar pestone pure quello su Patrick, ci hanno rubato. Qui l'unico che va rubato qualcosa è Claudio Lotito. Vi ha rubato intelligenza, vi ha rubato i sogni. Questa è l'unica persona che qualcuno vi ha rubato qualcosa. Sveglia! Ragazzi, è facile. La qualità. Quando spendi i soldi, prima o poi i risultati arrivano. È questione di qualità. Io alle 6:30 io già mi sono prenotato un posto all'inferno questa mattina. Io c'ho Belzebù che mi dice qui alle 7:30 già c'è il biglietto per l'inferno, solo andata. Ragazzi, è questo il problema della Lazio. È questo, e non mi venite a dire no perché rigore hanno guardato, no perché se... Il problema è la qualità. Se tu non spendi soldi, se tu compri gente così, ti aspetta quello e basta. Cosa pretendete? Partiamo con Baroni, se continua così, punti in trasferta, ovo. Non è capace a preparare le partite in trasferta, ovo. Se poi sull'1-1 Noslin, se perde tutto, la colpa di chi è? Di chi ha comprato Noslin? Perché dall'altra parte, Gudmundsson, Gosens, Colpani, tu hai comprato Castrovilli! Non ha visto manco casa sua quando è passato davanti casa sua oggi a Firenze! Ovo! Se tu compri gente 10 volte, 1000 volte meno forte di uno forte, è questo che ti succede. Dici sì col Venezia, dici sì col Verona. Poi il resto ti fanno tutti in bucio di culo così, regà. Perché? Perché la qualità è quella. Loro hanno speso i soldi per De Gea, l'attaccante, Gudmundsson, Colpani, quell'altro bastardo Gosens, e tu ti ritrovi a mettere dentro un quarantenne che ti deve dare lo switch per vincere la partita. È quello il problema, ragazzi. Poi adesso vi potete attaccare a tutti i pestoni di Cristo, vi potete attaccare a qualsiasi cosa voi volete, ma lo sapete a che ci attacchiamo adesso? Al cazzo. Questa squadra, allora, partire dal presupposto che stamattina mi ero del culo ancora di più e mi sono dovuto svegliare 5:40 dopo essere andato a letto all'1:30, quindi ancora di più mi ero del culo. Loro non vanno rubata la partita. Sugli episodi, questa è, non mi dite nemmeno che hai preso la traversa, perché loro al primo tempo, al primo tiro, hanno preso un palo. Kin è una pimpa al sugo, da solo, tu per tu col portiere di testa ha tirato fuori. Ragazzi, svegliatevi. Poi chi c'entra? La squadra è quella. Col Verona fai sì bella col cavallo pure oggi, assist, però poi niente. Dice la difesa fa schifo, il problema è il centrocampo. Oggi sei una squadra che se avevi fatto un punto con la Fiorentina a Firenze
era stata una cosa grande. Ragazzi, veglia. Io ho detto, proprio l'altro video ve l'ho detto, se continui a giocare così, ma non vai da nessuna parte, in trasferta. Così è stato, due partite, 2-2-1. Di che vogliamo parlare in trasferta? Di che cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Noslin, una cosa scandalosa. Guendouzi, ve l'avevo detto pure l'altra partita, pure oggi male. Castrovilli non pervenuto. C'ha una ovo. Ragazzi, quelli hanno fatto 5 cambi decisivi. Se tu non spendi soldi, chi meno spende, più spende o si attacca al canale. Quindi adesso mo starete qui a parlarmi dei rigori, di occasioni, di cazzate. Ma vi ripeto, l'unico che vi ha rubato qualcosa è Claudio Lotito, che oggi ti ha fatto vedere che qual è la dimensione della SS Lazio. Perché poi mi per culo, mi parli sempre di progetto di giovani e prendi Castrovilli a 70 anni, prendi Kikù a 90 anni, c'hai ancora, oggi per aiutarti a farti sbloccare la partita, hai messo Pedro 75 anni, cordeambulatore, mangira regà, a far trequartista. Basta, è quello. Come fate a non dire che non va fischiato e contestato per tutto un tempo? C'è poco da fare, raga. Vi stanno lobotomizzando.